Allora, il nostro viaggio qui all'interno del Festival Enotica prosegue. Allora, queste due ragazze che hanno scelto un vino, in base a cosa? In base a cosa, Marti? Volevamo un bianco e abbiamo scelto il pecorino perché in genere è un buon vino. È un buon vino, quindi lo state apprezzando al 100%? Tolto il bicchiere di plastica, lo stiamo assolutamente apprezzando. Il nostro festival continua e qualcuno invece del bianco ha scelto un vino rosso. Come mai questa... Solo vino rosso bevo. Solo vino rosso. E cosa stai apprezzando di questo vino? Sangiovese. Molto buono, biologico, biodinamico. Adoro sta cantina, quindi fate pubblicità. Quindi è una cantina che già conoscevi o stai apprezzando già... No, già la conoscevo. Quindi lui è un seguace. E siamo approdati in un posto romanticissimo, la cucina dell'amore. E siamo in compagnia di... Valentina. Elio. Libera. Io vorrei sapere da queste persone che hanno allestito questo meraviglioso stand, qual è il piatto forte vostro? Ne abbiamo due perché noi siamo di origine campana dell'area napoletana e provincia. E c'è il ragù napoletano di carne e la genovese fuiuta, che è una sorta di crema di cipolle che si fa cuocere per moltissime ore. Fuiuta perché è senza carne, in genere si fa con la carne, ma non l'abbiamo messa per accontentare anche chi non mangia la carne. Bene, quindi... Poi ci abbiamo i friarilli, che è una verdura, una specie di broccolo a foglia lunga, però è tipica della nostra area, perché comunque compriamo i prodotti dalla resistenza contadina e qua abbiamo una zappatrice. Lei c'ha la terra su... Io faccio la contadina di professione, sto in provincia di Napoli, insomma Vesuviana, e mi occupo di agricoltura naturale e biologica, coltivo, trasformo e poi mi occupo di cucina. La mio piatto di questi posti è proprio la possibilità di poter presentare una cucina naturale che non utilizza dei prodotti chimici affini. Noi partiamo già dall'agricoltura, di quello che coltiviamo, che lo facciamo in un certo modo, e poi lo riportiamo nelle nostre cucine, primariamente nelle nostre famiglie e poi anche nelle cucine dove andiamo in giro, nelle festival. Ora qui stiamo ad Enotica, che è un festival bellissimo qua a Roma. Avete una pagina Facebook oppure degli indirizzi dove si possono andare a ricercare? Niente. Vabbè, indirizzi privati sui social, Facebook. Vabbè, ce la facciamo la pagina Facebook. Ce la faremo? Vabbè, a me possono cercarmi come Libera Feola, già mi ricercano altre persone, volendo. Come li possiamo cercare? Come Libera Feola. Libera Feola, vorrei che dicessi qualcosa anche tu, che finora sei rimasto in silenzio, ma sono sicura che ti occuperai di qualcosa come loro. Sì, io ho la terra e vengo da Mondragone, faccio parte del circuito da una decina d'anni, con la mia compagna abbiamo iniziato e ogni tanto riusciamo a ritornare ad Enotica. Bene, difendiamo la cucina italiana, buon appetito a tutti. E girovagando nei meandri di Enotica, nelle varie grotte che ci sono qui, abbiamo incontrato una nostra vecchia conoscenza. Ebbene sì, ciao Ettore, ciao a tutti. Ricordiamo chi sei per gli amici da casa, perché ti abbiamo visto ad Aglianico a Roma. Certo, e anche qui siamo a Roma, ad Enotica. Siamo l'azienda agricola Michele La Luce in Basilicata, precisamente i vigneti sono a Venosa. E quindi siamo qui a far degustare il nostro Aglianico del Vulture. Quindi quest'oggi di nuovo in trasferta, possiamo dire, qui a Roma. Come mai qui ad Enotica? Enotica viene qui per far, diciamo, emozionare le donne, gli uomini al vino, ma non solo. Quindi è tutta un'emozione, amore, passione per il vino e poi da un bicchiere di vino nasce sempre qualcosa.
E lo so che non è la prima volta che vieni però qui a questa manifestazione. Quant'è che partecipi qui ad Enotica? Sono 5 anni che veniamo qui a Enotica. Quindi sì. È diventato un must ormai. Sì, sì. Poi ci piace il rapporto con le persone che vogliono sapere, conoscere il nostro territorio, degustare i nostri vini e le nostre annate. Quindi è un piacere. E qual è stato il vino che è andato per la maggiore? Perché so che ne hai portati diversi oggi qui. Sì, abbiamo portato diversi vini, è andato di più una verticale che parte da una DOCG di Ledrude, che è sempre un aglianico del Vulture, e a seguire Ledrude 2008 e 2007. Quindi sono andati per la maggiore questi vini, non a caso, perché Ledrude era il nome delle donne dei briganti, quindi queste donne alla fine si innamorano anche tutti quanti. Io mi ricordo che tu hai fatto una denominazione che mi è piaciuta tantissimo la volta precedente, che lo chiamavi il Barolo del Sud. Sì, sì, sì. Comunque l'aglianico del Vulture è un vino tannico, longevo ed è molto espressivo, quindi sì, alla fine è un vino bello corposo e quindi è importante, quindi sì. E vedo che tu non perdi tempo nel degustare proprio anche i tuoi vini. Perché certo, sempre. Questo è esattamente un... Aglianico del Vulture, Ledrude. Ledrude, sì. 2007, 2015? 2007. 2007. Devo dire, io ho assaggiato il 2007, merita ragazzi, merita. Quindi se anche voi da casa vi abbiamo, diciamo così, incuriosito su questo vino che è un aglianico, noto aglianico, insomma, famoso, sì. Che principalmente io sapevo che ero campano. Da poco ho scoperto che, insomma, gira anche... nelle altre regioni d'Italia. No, esiste l'aglianico del Vulture, quindi si trova in Basilicata e soprattutto nel Vulture. E ricordiamo agli amici da casa invece dove si trova l'azienda. Sì, l'azienda si trova a Venosa, tra Barile e dopo Ginestra. E abbiamo i vigneti attorno all'azienda, l'azienda a conduzione familiare, il titolare è mio padre, Michele La Luce, ed è appunto a conduzione familiare, potete venirci a trovare in qualsiasi momento o giorno. Perché so che potete anche organizzare delle degustazioni ad hoc, no? Certo, organizziamo delle degustazioni in cantina perché abbiamo una sala di degustazione con 50 posti a sedere e quindi organizziamo eventi o cene, pranzi, tutti ovviamente abbinati in degustazione con l'aglianico del Vulture. E per chi invece volesse da casa ricevere le vostre bottiglie? Può andare sul sito www.vinilaluce.com dove c'è un e-commerce online e acquistare il nostro vino. E ve lo consiglio ragazzi perché è veramente veramente buono. Allora mi allontano solo un attimo perché così possiamo fare un brindisi finalmente. Certo. E possiamo dire alla prossima? Certo, perché no? Ciao, tutti ad Enotica. Bye.